Trovate al Telesport, calcio, allenamento pomeridiano quest'oggi per il Vicenza, che è il centro tecnico d'Isola. Sta preparando la trasferta di sabato a Modena, lavoro differenziato per Paro, causa frattura della falange del quinto dito del piede destro, per Rossi lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, per Zanchi lesione ai flessori della coscia destra, Bastrini lesione all'adduttore della gamba destra e Bacle problema muscolare. Tutti e cinque non saranno pertanto a disposizione di mister Cagni. Lavoro a parte anche per Botta, le prese con un problema collaterale esterno della gamba sinistra. In merito ad una sua eventuale convocazione, le condizioni del biancorosso saranno valutate nelle prossime ore. Domani la rifinitura si svolgerà a porte chiuse in mattinata ad Isola, nel primo pomeriggio partenza per la città emiliana. A dirigere l'incontro sarà il signor Claudio Gavillucci di Latina. Ma adesso fare puntati su Elvis Abruscato, grande professionista, amatissimo dalla tifoseria biancorossa, però anche un ottimo credente. La fede è tutto, tutto, è più del calcio, più di ogni cosa, più di tutto. E quindi senza questo io non ne posso prescindere da questa cosa. Quindi credo nei piani perfetti del Signore, che si possono vedere solo a compimento. Durante è bello godersi ogni giorno, ogni singolo giorno con la parola, ecco, che il Signore ti può dare. Accostarsi a Dio non è facile, molti pensano che sia un Dio che punisce, sia un Dio che giudica sempre in ogni momento, quindi non è facile accostarsi a Dio, ma perché non si ha bene una conoscenza di base che può essere disponibile a tutti. I bambini di oggi faticano a vedere nel calcio, però, soprattutto ad alti livelli, un modello di vita. Prima i giocatori di una volta, quando io ragazzino vedevo i giocatori, non c'erano queste cose, quindi sono cresciuto con sicuramente più rispetto, che non dico che manchi adesso, però un bambino che vede determinate cose fa fatica a crescere con dei valori. In casa Bruscato girano palloni per i bambini? Sì, Sì. girano, Calciano girano. bene? Ma Destri? sì. Sinistri naturali? Cosa? E Destra e sinistra. di testa? Testo bene, bene. Quasi come il papà. No, quasi sì, per essere piccolino è bravo. Pareggiando ieri sera reti bianche sul campo del Castelnuovo Sandrà in terra veronese, il Real Vicenza ha centrato la qualificazione alla finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Forti del 2-1 maturato nella gara d'andata allo Stadio Menti, i biancorossi di mister Andreucci hanno controllato senza patemi gli avversari, praticamente mai pericolosi a contendere il titolo di campione veneto. In finale saranno i trevigiani del Vittorio Veneto. La partita si giocherà l'8 gennaio 2012 in campo neutro, sede ancora da decidere. La squadra che conquisterà il trofeo cederà la fase nazionale, che poi metterà in palio per la formazione vittoriosa la promozione diretta in Serie D. Basket femminile Famila Beretta Schio sconfitto in Eurolega per 70-63 quest'oggi nella lontanissima città russa di Orenburg. Biancorancioni che hanno iniziato alla grande la gara con un primo quarto che le ha viste in vantaggio di 9 lunghezze, ma poi le padrone di casa hanno gradualmente recuperato e allungato fino al più 7 finale. Qui sono immagini tra gara d'andata. Migliore marcatrice a incontro Laura Macchi con 20 punti. La classifica al girone dopo 7 giornate vede ora le Scledensi scivolare al quarto posto, raggiunte dalle ungheresi del Sopron e dalle polacche del Polkowice. Qualificazione alla seconda fase ancora tutta aperta, ma le famigliine dovranno lottare strenuamente per agguantare almeno l'ultimo posto disponibile. Prossimo impegno per Masciade dei Compagni è giovedì 8 dicembre al Pala Campagnola contro le campionesse d'Europa in carica del Salamanca. Domenica intanto sarà nuovamente campionato con le vicentine che ospiteranno le toscane del Lemura Lucca. E adesso parliamo di motori perché l'inossidabile Franco Picco sta preparando la sua 20ª Dakar. Fra un mese esatto, il 1° gennaio 2012, da Mar del Plata in Argentina scatterà la quarta edizione della Dakar in terra sudamericana, che si concluderà a Lima in Perù dopo 14 tappe e quasi 8.500 km di fatica. Al via della massacrante competizione si presenteranno 171 auto, 33 quad, 76 camion e 185 moto. Tra queste le Yamaha dell'inossidabile 56enne Franco Picco e dei suoi 5 compagni di squadra. Per il pilota sovizzese sarà la 20ª avventura, la mitica gara che dall'Africa si è spostata in Sud America. E chiaramente ho messo insieme questa squadra, ci sono appunto questi 5 clienti, io 6, che siamo in gara,
Abbiamo un camion che è un Mercedes 4x4 con tre meccanici, di cui anche qui un vicentino, Adriano Zoso qua di Castelgomberto. La moto è una VRF 450, da quest'anno d'obbligo massimo cilindrata 450 per tutti. Come dicevo, una moto da enduro standard 450 con l'aggiunta di serbatoi, sono quattro serbatoi in questo caso fatti di alluminio, per avere l'autonomia, sono 30 litri, per avere l'autonomia di 250 km richiesti, nel senso ci sono delle tappe dove per 250 km non c'è nessun rifornimento, quindi bisogna avere questa autonomia. Da lì la moto è abbastanza leggera, perché se facciamo il confronto con le super Tenere, con le Tenere diciamo di 20 anni fa, dove avevamo 60-70 litri di benzina per una moto da 180 kg più la benzina, qui siamo a 120 kg di moto più la benzina di 30, quindi 150 kg siamo sicuramente leggeri rispetto se non altro a quello che era le moto di una volta. E per il resto la differenza più grossa è tutta la strumentazione che c'è sulla parte anteriore, di cui c'è una strumentazione per trovare gli indizi, diciamo, di dov'è la strada da percorrere, più un altro strumento GPS uguale per tutti che viene consegnato dall'organizzazione, che dove ha incluso anche un telefono satellitare, e da casa, entrando nel sito, diciamo, della Dakar, si può controllare dove è un partecipante mettendo il numero e via. Diciamo, quindi è un GPS a controllo che serve per questioni di sicurezza, ma dà anche questa possibilità di essere seguiti da casa. Baseball sarà presentato ufficialmente domani a Palazzo Trissino, il Gala dei Diamanti, la cerimonia di premiazione delle squadre e degli atleti che hanno caratterizzato la stagione sportiva 2011 nel baseball italiano. L'evento, che è proprio da Vicenza per la prima volta, andrà in scena giovedì 8 dicembre al nuovo teatro comunale. Hockey Pista, l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha scelto il posticipo di campionato Lodi Valdagno in programma martedì 3 dicembre come prova generale per la riapertura delle trasferte alle tifoserie dopo diversi mesi di divieto. Al termine dell'incontro tenutosi ieri a Roma, al quale hanno preso parte i rappresentanti dell'osservatorio e della Lega, è stato deciso di provare a rimuovere i provvedimenti restrittivi a carico dei tifosi ospiti, e così, in accordo con le società di Lodi e Valdagno, è stato attuato un piano di presenza nell'impianto lombardo di 100 supporters valdagnesi muniti di biglietto nominale e incedibile. Il 7 dicembre si terrà una nuova riunione durante la quale sarà valutata la positività o meno delle azioni intraprese in tema di sicurezza. L'osservatorio non ha escluso forme di prevenzione come distituzione della tessera del tifoso, provvedimento già applicato da altre federazioni. Adesso parliamo di pallamano con il prossimo servizio. Inizio di campionato soddisfacente ma tribolato per la pallamano MT Torri di Quartesolo. Facilitata da infortuni e squalifiche, la compagine allenata da coach Emir Ceso registra dopo 6 giornate un bilancio di 3 vittorie e altrettante sconfitte per una posizione di centro classifica con 9 punti che comunque non lascia tranquilli. La squadra sta tenendo duro, giocando alla pari, per esempio anche contro il forte Merano, una delle candidate alla promozione della Serie Elite, ma le assenze per vari motivi stanno pesando molto e chi gioca sta facendo gli straordinari, dando tutto in campo. E metti dei due volti, come contro gli altoatesini, ad un primo tempo arrembante ha fatto da contraltare un calo nella ripresa. Sabato intanto i vicentini sono chiamati alla derby veneto della Serie 1 sul campo del neopromosso Oderzo, terz'ultimo in graduatoria, per una gara che metterà in palio fondamentali punti salvezza. Il tecnico giallo-verde ancora una volta dovrà fare i conti con alcune defezioni, a cominciare dallo squalificato Fogli, gli infortunati De Michele Sarazin e gli acciaccati Danieli, Norberti, Lucarini e Grubacic. Conforta invece la continuità nelle prestazioni di Spollon, dalla Libera, Casarotto e Traversin, ed ora è arrivato il momento di dare maggiore minutaggio a giocatori come Rizzi, Gapeni, Tonini e il nuovo arrivato Dalla Vecchia. Sabato prossimo, 3 dicembre a Cornedo, con inizio per le ore 16, si terrà la cerimonia di inaugurazione del Pala Sobradigno, la nuova struttura realizzata nella zona degli impianti sportivi a De Gasperi. Sfileranno tutte le società sportive del comune cornedese, saranno premiati atleti e società che sono particolarmente messi in evidenza durante l'annata sportiva 2011. Un premio speciale sarà consegnato all'atleta locale dell'anno, Paolo Marangon, recente medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Kick Light. È tutto per la pagina dello sport, grazie per averci seguiti. L'altra energia. Il nostro dovere prima di tutto è quello di informare. Che cos'è un impianto fotovoltaico e i benefici che se ne traggono? Noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Barbarano.
Centro Arredi Megastore. Vieni a trovarci domenica 4 dicembre. Una giornata di festa all'insegna del risparmio. Sì, al Centro Arredi Megastore ti aspettiamo con tutte le nuove proposte su camere, camerette, cucine, salotti e accessori per la casa. 1200 metri quadri di risparmio. Il tuo arredamento a prezzi imbattibili. Vastissima scelta, progettazione, consulenza e qualità compresa nel prezzo. Non perdere questa giornata di festa. Vieni a trovarci e brinda con noi al Natale. A Tavernelle di Altavilla, Statale 11. Vi aspetto. Aspetto tutti, ciao! La pellicceria Novelia, da 30 anni, la trovi a Marola di Torri di Quartesolo, in via Po 97. Fino a Natale, Dottus apre tutte le domeniche pomeriggio, dalle 15 alle 19.